Io credevo di non avercelo un futuro. Mirko è appena uscito di prigione. Alla soglia di 40 anni vuole ricominciare da capo, recuperando il rapporto con la compagna e le figlie. L'occasione per rifarsi una vita arriva da un'improbabile candidatura. Mirko, a suo modo popolare nella borgata degradata in cui vive, viene eletto presidente del comitato di quartiere e si appresta a cambiare non solo la sua vita, ma anche quella di chi lo circonda. Il più grande sogno è il film d'esordio del trentenne Michele Vannucci e mescola in egual misura coraggio narrativo, talento registico e vezzi da scuola di cinema, scontando anche l'eredità visiva di alcuni predecessori, come Claudio Giovannesi. La storia è quella vera di Mirko Frezza, che nel film interpreta se stesso. Buona l'idea di trasformare la realtà in fiction semidocumentaria. È carismatica l'interpretazione del protagonista, così come valide anche quelle dei comprimari, con in testa Alessandro Borghi, che dà all'amico boccione sfumature di bonaria ottusità. Quando un cast misto di professionisti e attori dilettanti funziona in modo così fluido, significa che il regista sa il fatto suo, cosa evidente anche nella padronanza con cui gira alcune scene. La scelta di rimanere in equilibrio fra melodramma e commedia è coraggiosa e fa intuire un futuro promettente per il giovane regista.